Una crisi che non si arresta a quella della grande distribuzione, una crisi che continua a produrre i suoi effetti sui lavoratori e sulle famiglie. Sono circa 600 i dipendenti del gruppo Cambria che da mesi ormai fanno i conti con le difficoltà dell'azienda. Prima lo spettro dei trasferimenti e dei licenziamenti, poi quello della cassa integrazione, infine la mancata corresponsione degli stipendi e della tredicesima mensilità, fino a quando la misura è diventata colma. Esplode la protesta a Milazzo con la chiusura per sciopero del punto vendita del centro commerciale. Lì i responsabili di Filcams CGL, Will Tux, Francesco Lucchesi e Francesco Rubino. La protesta è frutto anche delle mancate risposte serie da parte dell'azienda. Cosa succederà lo scopriremo anche oggi pomeriggio, in quanto è convocato al Ministero dello Sviluppo Economico una riunione alle ore 14 per capire quali sono le strategie aziendali del gruppo commerciale Distribuzione Cambria. Lo sciopero nasce e scaturisce dal fatto che l'azienda ha assunto degli impegni non ha rispettato, l'azienda continua ormai da mesi a pagare in costante ritardo gli stipendi alle lavoratrici e ai lavoratori, dando acconti poi saldi dello stesso stipendio mensilmente, e questo mese la misura è colma, in quanto lo stipendio che avrebbero dovuto pagare il giorno 10 l'hanno pagato giorno 14, l'azienda è in concordato preventivo, l'azienda non ha pagato la tredicesima mensilità rispetto al 2018, l'azienda soprattutto non ci lascia ben sperare rispetto a quello che è il futuro del gruppo commerciale. Per molti di questi lavoratori si tratta di un incubo che ritorna, molti di essi infatti vengono dall'aspra battaglia contro la chiusura del Carrefour di Milazzo giusto qualche anno fa, una vertenza durissima che si chiuse allora non senza ripercussioni sui lavoratori. E a protestare questa mattina anche i dipendenti del punto vendita di Giardini Naxos, dove era presente il segretario generale della Fisascat CISL, Salvatore D'Agostino.